Campus Party questa sera vi porterà qui qualcosa di gigantesco, come tipico di Campus Party. Nemmeno io ci credevo. Signori e signori, Hollywood in persona. Eccolo, Francesco Bonofino. Aspetta, Ciao che c'ho. Francesco. Come stai? Bene, Buonasera a tutti, vieni, ciao. siediti. Allora, mi siedo? Sì, accomodiamoci, così abbiamo lo Ah, che speaker che bello, ci aiuta. una vera meraviglia qua, eh? Ah? Ti Ma mi se piace? ci sentono? Sì, voi sentite? Non Perfetto. rimbomba? Vabbè, No. è un doppiatore, quindi il suono credo che per lui sia, come dire, È l'essenza. fondamentale, anche perché in Italia abbiamo un buon livello tecnico. Ormai chi fa il mestiere di registrare la voce, ma anche la musica, gli effetti, le cose, cioè in Italia c'è una bellissima tradizione. Come quando nacque il doppiaggio nel dopoguerra, no? Quando finalmente con la fine del fascismo riuscirono a essere sdoganati i film americani, inglesi, tedeschi, no, tedeschi già c'erano, i film americani, inglesi, francesi. E allora nacque il doppiaggio, che prima lo facevano negli Stati Uniti, lo facevano gli attori italo-americani. Infatti i primissimi film si sente l'accento americano, mentre doppiano così. E poi dopo cominciò come ulteriore trucco cinematografico nel dopoguerra, quando arrivarono i film americani e si decise di doppiarli per farli capire ancora adesso, perché se tutti sapessero l'inglese il doppiaggio non ci sarebbe. Ecco, invece ancora purtroppo sfruttiamo l'ignoranza, diciamo. Mi raccomando, da non migliorare l'inglese, perché lo No, vogliamo ancora invece. per altri 100 anni. No, no, è un mestiere in estinzione, ci vorrà ancora un po' di tempo, però poi, Però diciamo. è una cosa molto interessante perché, come dire, siamo affezionati da italiani a te e al doppiaggio come scuola, ma effettivamente, lo dice lui, è in estinzione. Questo è Sì. un problema fondamentale della tecnologia. Sì. La tecnologia deve sempre cercare, quella migliore, di fare la parola ripetuta da Silicon Valley, disruption, cioè deve distruggere, sconvolgere la filiera tradizionale. Tu in questi anni doppi, sono sicuro che di tecnologia forse ne hai vista passare per migliorare, le cose. Sì, è fatalmente così, dici bene, perché dove arriva la tecnologia che sostituisce il lavoro dell'uomo, fatalmente succede che si ha meno bisogno di braccia umane e la macchina sostituisce l'uomo. Ma questa è una cosa che comincia non adesso, dalla rivoluzione industriale dell'Ottocento. Però adesso, per esempio nel mio ambito, io purtroppo per me, perché non sono più un ventenne, ho vissuto il passaggio dalla vecchia tecnologia alla nuova. Per esempio nel cinema prima si girava in pellicola, la pellicola aveva delle esigenze, bisognava controllare dopo la scena se c'era il pelo, il famoso pelo, perché ci poteva essere un peletto di polvere che si mette nel proiettore tra l'obiettivo e la pellicola e rovina l'immagine. Tante volte la pellicola era sporca, bisognava rifare la scena. Adesso col digitale tutto questo non c'è più. Adesso si possono girare le scene tante tante volte, non c'è più il rischio di sprecare la pellicola, che una volta era un costo perché costava molto, sia la pellicola vergine che la pellicola da stampare. Tant'è vero che tutte le aziende di sviluppo e stampa sono chiuse. Con l'avvento del digitale hanno chiuso le aziende di sviluppo e stampa. È come se uno facesse adesso portare un rullino come si faceva una volta, no? Facevi le foto, poi portavi il rullino dal fotografo che lo sviluppava. Adesso facciamo le foto con i nostri cellulari, ce l'abbiamo, le possiamo spedire in tutto il mondo. In questo senso la tecnologia è migliore. Per il lavoro, per esempio, facciamo l'esempio del doppiaggio. Una volta, per doppiare un film, spiego brevemente come si fa, molti di voi lo sanno No, no, naturalmente. grazie, anzi ci racconti meglio, Sì. perché non credo che qualcuno qui abbia Vabbè, ma è esperienza. molto semplice, è una filiera molto. Arriva il film in originale, in inglese, metti conto, il film americano. Arriva il film visivo e il copione, la sceneggiatura.
c'è una persona che si occupa della traduzione del copione e poi c'è una figura importante che è quella dell'adattamento dialoghi, perché una frase in inglese può durare, come spesso accade, pochi secondi, la traduzione in italiano dura di più, quindi ci vuole quello che fa la sintesi e riesce a spiegare con parole italiane lo stesso concetto. E questo è l'adattamento dialoghi che si fa in moviola, una volta quando c'era la pellicola si faceva in moviola, battuta per battuta. Adesso gli adattatori lavorano a casa col, col televisore di casa, e, per dire. E poi quando si andava in sala, il film veniva diviso in tante piccole scene chiamati anelli, perché si staccava il pezzo di pellicola relativo alla scena, si univa con pellicola neutra, assumeva una forma circolare e veniva mandato nel proiettore che proiettava l'immagine sullo schermo, che quindi si chiama anello perché gira continuamente finché il doppiatore non è pronto per incidere e si registra. Quindi tra una scena e l'altra c'era il tempo, si accendeva la luce, si facevano due chiacchiere, il proiezionista con calma prendeva l'altra scena, la metteva nel proiettore. I proiettori erano delle macchine gigantesche dove far passare la pellicola, non so se avete mai visto, no? Tutti gli ingranaggi del proiettore farlo passare davanti alla lampada e poterla proiettare. Immagino quanto tempo ci voleva. Anche 3-4 minuti, però. Però era tempo. Però uno si siede, fa, una volta si poteva fumare, fuma la sigaretta. Ora no. No, adesso devi uscire per fumare. E c'era il tempo di rilassarsi, di riprendere fiato, di pensare, e naturalmente si doppiavano poche scene al giorno. Adesso col digitale non c'è più tempo, perché per passare da una scena all'altra basta un tic, quindi il tecnico fa tic e tu devi essere pronto già a doppiare l'altra scena, tic, sei pronto già. Sta diventando alienante, infatti i doppiatori adesso sono tutti schizzati, perché tu sei costretto in pochi minuti a fare quello che prima facevi in 3 ore. E immagino, perdonami, che tra un anello e l'altro il personaggio che tu interpreti è passato a situazioni di carattere, di atteggiamento diversissime. Sì, infatti, quello è il mestiere, quello lo sai, lo vedi, lo fai e lo fai, ma sono i ritmi di lavoro che sono veramente alienanti. Infatti qualche doppiatore hanno trovato che vagava per le campagne. No, scherzo. Comunque no, veramente c'è stato un proprio, è cambiato proprio il lavoro, sia nel cinema quando giri, sia nel doppiaggio quando doppi. Quindi se tu dovessi prendere un esempio in cui la tecnologia attuale che avete ha portato per te una miglioria, se c'è una, e invece un esempio di come ti ha complicato la vita, un po' l'hai dato. Ma io personalmente, siccome sono uno svelto, che mi piace fare cose svelte, preferisco adesso. Ecco, quindi per te questa tecnologia... Io non faccio testo, perché io amo il lavoro che faccio, veramente molto, sono contento di farlo, era quello che sognavo di fare da bambino e ci sono riuscito ed è una soddisfazione incredibile. Immenza. Ma amo talmente tanto il mio lavoro, ma io quando arrivo sul posto di lavoro non vedo l'ora di andarmene. Cioè voglio fare quindi, presto e bene subito. E andar via. Quindi so, la coscienza a posto, sono contento e sereno perché ho lavorato, però sono libero. Quindi questa tecnologia che mi fa fare essere più svelto, a me fa piacere. Però molti invece sono rimasti, poi bisogna anche tenere conto, ci sono le persone anziane che non hanno i riflessi pronti, le cose. Io adesso parlo così, mo tra qualche anno quando sarò vecchio magari non ce la farò più a seguire i ritmi. Però personalmente io lo apprezzo. Quindi tutto sommato per te la tecnologia ha portato comunque un valore, una sfida, ma una sfida migliore, però comunque non mi apprezzo, cioè sì, se fai 3 turni al giorno per tanti anni, sempre, tutti i giorni, eccetera, eccetera, è capace che un po' ti svalvola il cervello. Ma se tu, insomma, il lavoro riesci a... Io poi diversifico, faccio un po' il teatro, un po' il cinema, la televisione, la radio, il doppiaggio, e quindi non ho tempo di annoiarmi, per fortuna. Ma visto che mezza Hollywood passa per le tue corde vocaliche... Vocali. Sì. Mi viene in mente, ma ti capita di avere un film con personaggi che gestisci tu, uno dietro l'altro, cioè diversi film? Sì, capita, ma adesso, sai...
Io mi sono, diciamo, incollato, come si dice, a un po' di attori. Sono George Clooney e Denzel Washington che faccio. Mi sembravi familiare comunque nel... Sì, vabbè, quelli li faccio da tanti anni, siamo cresciuti insieme. Adesso siamo diventati cugini. Cioè, ma dimmi una cosa, Mickey Rourke lo vedi in più? Mickey Rourke? No, l'ho doppiato qualche volta. Non lo so come sta, perché l'ultima volta non ho visto bene. non l'avevo visto bene. Come diciamo, l'ho doppiato l'ultimo in The Wrestler. Wow! Che era già bello arrivare. Era già bello. Ma devo dire che però lo adoro Mickey Rourke, perché non ti fa fare fatica. Perché lui più di... Quindi non urla, non fa il matto, capito? È fantastico. È tutto. T'appoggi lì e fai. E lo doppi, capito? Non c'è nessun problema. Vabbè, però questa è una cosa molto importante, perché ci sono degli attori che ti danno la spalla in sì, questo senso. No, poi ci sono gli attori faticosi anche. Chi è? Ecco, dicene uno faticosissimo. Denzel Washington è sempre molto... a parte che è un grandissimo attore, da cui ho imparato anche a lavorare con gli occhi. Lui lavora molto con gli occhi. Tu lo guardi e leggi il suo pensiero. Cioè, quella è un'arte incredibile, riuscire a lavorare con gli occhi. Lui, per esempio, invece fa ruoli sempre, insomma, si incazza abbastanza spesso. Quando si arrabbia, devo dire, è molto faticoso da è da difficile doppiare. Da... Sì, perché si incazza proprio tanto. E dalle tue parti è anche stato Al Pacino, o mi sbaglio? No, Al Pacino non l'ho... George Clooney, Denzel Washington. Poi mi è capitato di farne anche tanti altri, Banderas, Banderas. Kurt Russell... Sì. Poi ho fatto anche Daniel Day-Lewis, come no? Ottimo, del petroliere. E anche Gangs of New York di Scorsese. Wow. E l'ho fatto anche nell'Età dell'innocenza di Scorsese, anche a Gangs of New York di Scorsese. Cioè... No, sono, diciamo, gli attori della mia generazione, che ne ho fatti tantissimi. L'altra volta mi hanno fatto vedere la lista del curriculum mio, non fatto da me, perché non mi ricordo niente di quello che ho fatto. È impressionante, mi sono vergognato. Molti sono attori che non so manco chi sono, sinceramente. Vabbè, alcuni sono anche morti, credo. Spero di no. Sì, Seymour non è morto. Philip Seymour Hoffman. Tu hai fatto... Sì, l'ho fatto anche nell'ultimo film che ha fatto prima di morire. Esatto, l'ultimo, proprio la tua voce. Senti, la cosa interessante è che il doppiaggio, di cui l'Italia è il leader nel mondo, mi sembra faccia parte, lo dico un po' per deformazione professionale mia, fa parte dell'industria delle localizzazioni, perché devi tradurre, no? Non solo la lingua, ma la flessione, il tono, il modo, e a volte cambiano anche i titoli. In Italia cambiate i titoli continuamente, anzi qualcuno se può dare una mano, magari tu. I miei figli cercano un film che qui però non si chiama più Moana, come l'hanno chiamato, Oceania, e mi chiedono di spiegare perché hanno cambiato il titolo da Moana in Oceania. Non lo so, perché il film, che ha una produzione americana, decide. Poi ha la sua succursale europea, c'era in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Spagna e in Italia. Il titolo in Italia lo scelgono i capi edizione italiani, che pensano che con quel titolo sia più accattivante e vendano più biglietti. Lo credo. Oceania, allora, è più accattivante per i bambini in Italia di Moana. Vabbè, questo certo, anche perché Moana ci può essere il doppio senso, che non è carino per i bambini. Cioè, hanno cambiato il titolo, questo è localizzare, cioè far sì che un prodotto artistico, tecnologico, atterri nel paese e funzioni, sì, venga comprato. Però in questo caso la scelta è felice, è azzeccata, è giusta, anche per evitare il doppio senso. Esatto. In altri casi fanno dei disastri. Adesso a me, io non ho un esempio, però cambiano il titolo. A quel punto è meglio tenerlo in originale, no? Come fu con Gangs of New York. Infatti, come lo vuoi non lo toccate. Quell'altro di quello con Tom Cruise, l'ultimo film di Kubrick, come si chiama? Ah, Eyes Wide Shut. E quello, come lo traduci? Come l'hai capito? Tra l'altro in inglese non è nemmeno corretto, è una costruzione a rovescio. Sì, è un gioco, una specie di gioco di parole. È un ossimoro, gli occhi completamente aperti, chiusi. Sì, quindi, è un paradosso. Un paradosso, ecco. Quindi molte volte fanno anche dei disastri. Tante volte appunto banalizzano il titolo
No, ecco, tanti anni fa feci un film molto bello di Brian De Palma. Aspetta, mi sto confondendo, perché uno era Gli Intoccabili di Brian De Palma. Okay. E quello, vabbè, è uguale il titolo. No, un altro feci un film e lo chiamo. Ah no, Cry Freedom di Attenborough. Ah. Sulla segregazione del Sudafrica. Sì, sull'apartheid. Sull'apartheid. La prima volta doppiavo Denzel Washington. E l'hanno cambiato in Grido di Libertà, che non è uguale la traduzione. Certo. Capito? Io avrei lasciato Cry Freedom. Quindi tu, per esempio, come direttore del doppiatore, non hai... Voce in capitolo? Hai voce in capitolo? No, il direttore di doppiaggio sceglie le voci, naturalmente concertandosi con i capi di edizione. Certo. A tante volte anche il regista del film interviene... o l'attore addirittura, raramente, però qualche volta intervengono. Per mantenere che l'attore mantenga, non c'è una legge che prevede che l'attore mantenga la stessa voce. Se io faccio il matto e chiedo 3 miliardi, mi mandano a casa, cioè non è che cercano di convincermi, capito? Non è... Quindi bisogna riuscire a stare nel mercato di quelle che sono e non fare proposte troppo, certo, troppo esagerate. Poi può sempre capitare quello che si sveglia la mattina e dice comando io, da oggi panno fino, via, chiamo un altro. E speriamo non si svegli. No, vabbè, è capitato, però insomma, per fortuna poi ci sono altre risorse, non è che uno, certo, è legato per forza a una persona. Però insomma, quelle sono scelte così. Ti ripeto, il doppiaggio in Italia è fatto bene perché c'è una buona scuola, c'è la tradizione. Perché noi il cinema lo sappiamo fare e il doppiaggio non è altro che un ulteriore trucco cinematografico. Certo. Non so, ti sarà capitato, tu che vivi all'estero, magari di vedere un film doppiato in Spagna, in spagnolo, sì, 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 in tedesco o in francese. In Polonia, ora non so se lo fanno ancora. Sì, adesso si sta allargando anche nell'est europeo. Però prima dicevamo, no, che prima invece... Fai conto, nell'est europeo c'è, cioè, la proiezione del film in originale e poi sotto lo schermo c'era un uomo e una donna che traducevano. Quindi, il senso delle frasi per far capire. Tra l'altro senza provare a recitarle. No, soltanto traduzione fredda. Se il dialogo era una cosa appassionata tra me e te, ma come ti permetti? No, è tutto. Allora, ma come ti permetti? No, quindi... certo, non è una soluzione. Allora è meglio il sottotitolo, benché il sottotitolo sporca l'immagine, che è la cosa più importante nel cinema. Sì. Il doppiaggio è un nobile compromesso. Io capisco, ci sono quelli che dicono che non deve essere perché il film va visto in originale. Vabbè, posso essere anche d'accordo, però se uno non sa l'inglese... Possiamo citare, a surrogare la tua tesi, niente meno che un grandissimo regista come Kubrick. Kubrick, mi risulta, che nella sua maniacalità controllasse il doppiaggio, la lingua, in ogni paese, sì, fino ai poster, eccetera. Quando ha fatto Full Metal Jacket, lui ha sottolineato che la migliore versione, meglio dell'originale, era l'italiana. Sapete perché? Perché l'italiano, rispetto all'inglese, dove le imprecazioni sono 3-4 parole, finita lì, l'italiano ha la più vasta gamma di parolacce del mondo, di parolacce di ogni altra lingua al mondo. Che primati che non abbiamo. Non chiedetemi un esempio, ma veramente la stessa cosa noi la chiamiamo... in 80 modi, perché in ogni regione ce ne saranno 4-5. Kubrick adorava Full Metal Jacket perché lì è stata scritta una prosa. Sì, lo dici bene, io partecipai, ero molto giovane, però feci una piccola parte in Full Metal Jacket. Sì, ma no, era il marconista, quello che ha detto alla radio. Maldesi, il vecchio direttore di doppiaggio che adesso è morto, Maldesi lavorava sempre con Kubrick. Sì. Ci mandò la lettera di Kubrick... Che si congratulava con tutti quelli che avevano partecipato. Vi giuro, non gli avevo chiesto niente del genere. No, però vedi, hai notizie, non è una fake news. Non è una fake news. Minchia, qualcosa di buono allora. E quindi, insomma, capito? Bene, ma dimmi una cosa, con qualche attore, te l'avranno chiesto sempre, chissà in quanti, vi siete incontrati, è nata un'amicizia, c'è qualcuno che con te... Sì, no, amicizia è un po' difficile. È una parola... No, magari l'amicizia di Facebook. No. No, George Clooney è stato carino, mi ha chiamato qualche anno fa perché è venuto in Italia
perché aveva fatto un film come regista ed era venuto a fare la promozione del film che era appena uscito. Quando hanno fatto la proiezione io non sono andato perché dovevo giocare a pallone, io il giovedì sera devo giocare a pallone e quindi non andai. Poi dopo la partita noi ci fermiamo a mangiare, mi ha chiamato un mio amico regista, Giulio Base, che era lì all'evento, alla serata, mi ha detto guarda sto qui con George Clooney, gli ho detto che perché ti voleva conoscere, che ha sentito la voce e gli è piaciuta, te lo passo. E me l'ha passato. Io ho detto come stai George? Non ti, tanto bene, bevuto troppo, era embriaco, però mi ha detto che ho una bella voce, si congratulava per la mia voce e mi ha ringraziato per la mia voce, era ubriaco però, attenzione, quindi non so, vabbè che è in vino veritas, quindi. E allora io ho detto a George, so che stai imparando l'italiano, sì ma non è bene ancora, ecco gli ho detto non l'ho imparato troppo bene che mi togli il lavoro, te posso ammazzare, e l'ha capita. No, però è stato carino, poteva non chiamarmi, io non mi sarei affatto offeso, invece poteva non farlo e l'ha fatto. Vabbè, l'alcol aiuta in quei casi, sì, se aveva bevuto. Sì, fa superare le timidezze. Le timidezze. No, poi un altro che ho conosciuto proprio di persona è Michael Madsen. Ah. Michael Madsen l'ho doppiato in diversi film, tra cui uno di Tarantino che era Kill Bill. In Kill Bill. Allora lui venne in Italia per la promozione, eccetera, eccetera. Andò a vedere il film e disse ma chi è che mi ha doppiato? Dice Pannofino, e dov'è? E non c'è. Io ancora stavo lavorando, mi ha chiamato il capo edizione e mi ha detto guarda che questo devo conoscere. Dice vieni. E io ho detto ma sto lavorando. Vabbè dai, finisci di lavorare e vieni. Vabbè, io vado a casa, mi cambio, vado al ristorante dove stavano mangiando, a Piazza del Popolo, entro e mi presentano Michael Madsen. Wow. Era seduto, si alza ed è un omone alto 2,5 metri, enorme, con una fascia, avete presente Michael Madsen, no? Quando è così, già terribile. Mette paura, no? Anche nella vita, non solo nel film. Io ci ho avuto paura, ho detto, oh, ma questo me mena adesso, perché mi ha guardato, come outside, e siamo usciti. Mo me mena, ti giuro, avevo paura. Poi si siede, con un bicchiere alto così, sembrava acqua, ma era tequila. Vabbè, chi non beve tequila in bicchieri così? Beh, certo. Io ho una fame, ho detto, io devo mangiare, ho finito di lavorare. Questo mi guarda, mi fa, I love you. Ho detto, qui c'è qualcosa che non va. No, mi amava non in senso sessuale. Sì, sì, sì. Mi amava perché lui sostiene che io sono riuscito a rifare esattamente la sua voce scassata. Allora io gli ho detto, perché io ti ho guardato dentro la bocca, sono entrato nella tua bocca, ho guardato le tue tonsille, le tue corde vocali, i tuoi bronchi, e poi ti ho doppiato. Fantastico. I love you. E se n'è andato, e non l'ho più visto. E se n'è andato barcollando col suo... Erano tutti imbriachi, quando mi fanno i complimenti a me sono tutti ubriachi. No, ma gli attori americani la sbevazzano. Perché gli fai paura tu. Cioè, no, si sentono inferiori con un po' di alcol, dicono ci provo. Dai, no. Di la verità. Però mi ha fatto piacere, erano carini. Insomma, sono stati carini. Sicuro che qualcuno di questi grandi attori con te ha guadagnato. Ma sai... Ora giochiamo in casa. No, però. Beh, gli attori per fortuna, ho avuto la fortuna di doppiare attori affermati, molto bravi, insomma che vanno anche bene con la loro voce, non è... poi c'è però questo fatto che alcuni dicono il film si migliora. Secondo me quando uno fa il doppiaggio il film non lo deve né migliorare né peggiorare. Il film quello è. Io sono chiamato a ridare le stesse emozioni che l'attore originale ha dato nella sua lingua in italiano. Sembra facile, ma non è. Beh. Però è un mestiere, poi si impara. Io non ho mai visto nessuno arrivare al leggio
col microfono e fare subito. Sono tutti imbranati all'inizio. Certo. È un mestiere che si impara, è proprio veramente come fare il calzolaio, elettricista, proprio un mestiere. Tant'è vero che i bambini che sono svegli e non hanno sovrastrutture mentali, imparano subito. È come imparare la lingua, se da bambino la impari subito, se la studi da grande la impari più. Infatti ti volevo chiedere, così ti lascio un po' bene, ti volevo chiedere, il mondo dei cartoni animati è un mondo a sé, perché per esempio chi è abituato a una lingua in lingua originale non vuole guardare più i film una volta che torna in Italia, perché hai uno stacco labiale, anche se sei il migliore al mondo. Beh, si vede, si sa. Non ce la fa, quindi sembrano in async, no? Però nei cartoni animati questo problema del labiale non è così forte, cioè l'aderenza è maggiore. Non so se tu ci puoi dire qualcosa. No, i cartoni animati intanto è divertentissimo, farli, molto faticoso, perché il doppiaggio più faticoso della mia vita è stato Mucca e Pollo. Non so se qualcuno... Ah, conoscete Mucca e Pollo? In Mucca e Pollo io doppio Rosso senza braghe, il diavoletto che, diciamo, l'antagonista dei due protagonisti, che cerca di fare del male, ma non fa il diavoletto nudo, assume le sembianze del mostro, della signorinella, quindi cambia voce, un pazzo, non so chi è, un americano pazzo, bravissimo, uno di quelli che ha una gamba pazzesca, che ha un'estensione vocale, quindi doppiaggio più faticoso, fatto ormai tanti anni fa, che comunque continuano a replicare, Mucca e Pollo, si dice, qual è il più peggiore, quello, Mucca e Pollo. Ecco, per esempio mi fai realizzare che in America i doppiatori dei film, chi dà la voce ai cartoni animati, quasi sempre un attore famosissimo. Sì, perché anche in Italia lo fanno. Anche in Italia. Soprattutto se è un prodotto importante, insomma, l'era glaciale. Vabbè, l'era glaciale, ragazzi, merita un applauso di quelli. Cioè, bello, sì. Io ne ho fatto uno di Era Glaciale. Il migliore. Ho fatto, non mi ricordo se è il quarto o il quinto. Ho fatto il cattivo, che poi... lo scimmione, il capitan Sbudella, quello che sta sull'iceberg, che comanda la sua nave, un iceberg, con tutti i pirati, le cose, cioè. No, quello, però quelli sono opere d'arte. Ma veramente quelli italiani possono anche superare l'originale. Sì. Quindi ci sono delle invenzioni linguistiche anche molto forti. Beh, quello, per esempio, il doppiaggio dei cartoni, partiamo alla pari, perché naturalmente lì anche in America i doppiano. È alla pari. E devo dire che comunque, insomma, ripeto, si consolida sempre quello che ho detto prima. C'è una buona tradizione, il livello professionale è abbastanza alto, poi naturalmente non tutte le ciambelle vengono col buco, certo. Però la maggior parte dei film che uno va a vedere al cinema sono insomma ricevibili, quantomeno c'è un buon mestiere, eccetera. Ecco, mi viene in mente un'altra domanda, poi lasciamo con immenso piacere la parola al pubblico. Mi viene in mente come si gestiscono i bambini, nel senso che nei cartoni spesso ci sono tante figure di bambini, diciamo, vocali a livello di timbro, ma anche in alcuni film dove magari il bambino, se ci pensate un attimo, nel film, se lo impieghi quasi sempre per un qualche parte drammatica, cioè non lo tiri fuori per fare una parte, parlo di film americani, no? Dove poi vengono doppiati sempre da un bambino. Ecco, ma voglio dire, ma com'è dirigere, scegliere un bambino che no, che scuola ha fatto? In linea di massima lo dirigi, lo crei proprio tu. Sì, lì. Beh, i bambini di solito, quelli che gravitano al doppiaggio sono i figli dei stessi doppiatori, oppure di quelli che lavorano, i tecnici, gli impiegati. Beh, gente che comunque è abituata alle voci. Poi, ti ripeto, i bambini imparano subito. Poi per i bambini ci sono delle regole anche importanti. Cioè la mattina non possono lavorare i bambini, perché vanno a scuola. Quindi possono lavorare dalle 2 in poi. Se te beccano che lavori con un bambino la mattina, ti multano, comunque non... No, è vietato, proprio c'è una legge. Ma anche al cinema è così. Io ho girato Pinocchio anni fa,
Il Pinocchio quello di Benigni? No, quello di Sironi, il Pinocchio per Rai 1. Pinocchio c'era Bob Hoskins, faceva Geppetto, e Pinocchio lo faceva un bambino di Liverpool. Doveva venire... No, però quello la mattina studiava, c'era la maestra. E pomeriggio? Poi il pomeriggio giravamo. In inglese l'abbiamo fatto. Pinocchio in inglese è abbastanza paradossale, però tant'è. Io facevo il gatto, del gatto e la volpe. E lì per esempio c'era il bambino, però il bambino per esempio sul set, i bambini li devi trattare certo bene, perché il bambino si annoia, non gli va. Poi il set è pesante, è pesante, è faticoso. Manca il doppiaggio, no? Sì, infatti poi i bambini bravi poi vengono sottoposti a uno stress lavorativo, escono da scuola e vanno subito al turno, non giocano. Cioè purtroppo c'è questo rovescio della medaglia. Che non hanno tempo per giocare. Di solito al bambino piace molto farlo, quindi non soffre, però non fanno la vita che fanno i bambini normali, certo, diciamo, perché la mattina vanno a scuola e poi il pomeriggio vanno a lavorare e non fanno le loro attività sportive, non giocano, non stanno con gli altri bambini. Insomma è dura, fanno un mestiere duro, però poi i genitori molti spingono perché entrano certo anche nuove risorse in casa che non sono da buttare tu, via. Tu ne ricordi qualcuno che ha fatto proprio la carriera da piccolo? Sì, o... tantissimi. Ah sì? Beh, quasi tutti quelli che hanno cominciato, che quando ho cominciato io erano poi bambini, adesso sono giovanotti, professionisti. Quindi affermati. Hai anche una fase di scouting, perché quando scegli un bambino possibilmente quello poi... Beh, se tu calcoli Alessio Puccio, che è quello che ha doppiato Harry Potter, quello è cresciuto insieme al suo attore. Col suo attore, hai ragione. E Alessio adesso è sposato, ha due figli, ha la famiglia, però quando ha cominciato era un bambino, aveva 10 anni, ha cominciato a doppiare Harry Potter, lui già faceva il doppiatore. Quindi bambino. Quindi ha seguito il sì, personaggio. Sì, perché il padre si occupa di tecnica del doppiaggio, di cose, eccetera. E la madre fa l'assistente al doppiaggio, è chiaro che... L'unico è mio figlio che non ha fatto doppiaggio perché lo schifa proprio. Perché si fa al buio anche, no? Sì, vive molto è al buio, sì. Le sale di doppiaggio sono al buio, poi ti ripeto, una volta si accendeva la luce perché c'era il cambio della pellicola. Ora? Adesso è tutto buio, sempre. Devi tu dire, time out, sto morendo! E allora ti fanno fare una pausetta, capito? Con la frusta ti fanno lavorare. Immagino. Ti volevo fare un'altra domanda, poi magari cominciamo una dialettica... Se tu dovessi lanciare una chiamata a risolvere un problema nel mondo del doppiaggio, non so se ce n'è uno in testa, che ne so, una chiamata per dire ai tecnici, ai tecnologici, agli ingegneri, a chi fa, come dire, scrive software, c'è qualcosa che secondo te nel mondo del doppiaggio potrebbero risolvere? Non lo so, perché c'è una cosa che mi dà molto fastidio, ed è che per paura della pirateria... Quando noi doppiamo, la copia del film è brutta, non si vede. Non si vede, perché hanno paura che nello stabilimento di doppiaggio, capito? Ragazzi, è una call to action. Trovate il modo di risolvere. Trovate il modo di avere la risoluzione anche per i doppiatori. Ci può essere un'idea, no? Che il film si dissolve dopo che l'hai doppiato. Secondo me potrebbe essere una versione aumentata di Snapchat. Ma qui ci vuole Harry Potter, che ha la bacchetta, te lo dico. No, non so se sai di Snapchat. Sì. Che appunto quando venne fuori, la prima volta la sentì a San Francisco, mi dissero, sai, è una cosa fantastica, è fighissima, super cool. Dico, ma cosa fa? Mandi l'immagine e poi si disintegra. Ah. E io non feci una piega. Quella roba lì, sì. Ti dico... Ah, esiste già. No, è un social molto di teenager, e quindi di giovani. Stavo dicendo, stiamo facendo business development insieme ora. Raccogliete l'idea, uno Snapchat che non deve fare social, ma che dia una immagine ad alta qualità, 4K, però poi la pellicola... deve svanire, così non gli danno da doppiare dei pixel. Aspetta, ti spiego una duca. Mission Impossible. Io doppiai Philip Seymour Hoffman, che in quel film, non mi ricordo che numero era, faceva il cattivo. Dunque, lo doppiai, tutti noi. Hai visto lo schermo nero con un buco? No. Dove si vedeva la faccetta dell'attore. Perché?
per paura della pirateria, per cui tu non sapevi dove era, con chi parlava, che stava di... Era difficile azzeccare il tono solo col sonoro, peraltro pazzesco. Brutto. Capito? Dove siamo arrivati? A livelli di paranoia. Io ho cercato di provocarlo, ma è fantastico, abbiamo un problema, risolviamolo. Vabbè, questo è Campus Party. Vabbè, adesso non è che si campa lo stesso anche se c'è... No, ma magari lo risolviamo. Però voglio dire, non è giusto. E perché... poi la tecnologia si chiamerà la Pannofino. Esatto. Ci siamo. Quella che si disintegra. Come si chiama? Snapchat. Questa è la Pannofino, Uber Pannofino. Grazie. Così passerò alla storia. No, grazie a voi. No, spero voglio lasciare e iniziamo a conversare perché avranno tante domande. Io spero di non essere noioso, io racconto quello che mi viene, non è che ci ho preparato niente. Ma stai scherzando, staremo qua 5 ore. Dico le mie esperienze poi. Prego, domande. Eccolo. Laggiù ce n'è una, due, tre, ma il microfono. Potevamo cominciare prima. Oh. Preparatevi che qua bisogna uscire verso mezzanotte. Perfetto, ma io non ho impegni. La sua voce a me ricorda Boris. Sono qua. Dov'è? Chi è? Ciao. A me ricorda Boris. Ci parla un po' di questa esperienza che ha fatto anche da attore, non solo da doppiatore. Beh, Boris lo amo tantissimo perché poi ho avuto la fortuna di fare un personaggio, René Ferretti, che è un incontro felice e abbastanza irripetibile. Cioè, nella vita di un attore avere un personaggio del genere sembrava scritto su di me, ma non è stato scritto su di me. Io quando sono arrivato e mi hanno chiamato a fare il provino, non conoscevo assolutamente, se non di nome, gli autori e i registi della situazione. Quindi io non li conoscevo. E conoscevo la compagna di uno dei tre, che avevo conosciuto a teatro, lavoravamo insieme, ma... non nello stesso spettacolo, in un teatro che aveva più sale, io stavo in una sala, lei in un'altra. E lei ha detto, chiama questo Pannofino, che può essere il giusto per fare René. Ho fatto il provino e mi hanno preso subito. Subito mi ha detto, va bene, sei tu. E io poi mi hanno dato da leggere la prima puntata e ho pensato, ma questa è una cosa geniale. Qui ci sarà, cioè, perché è una storia che racconta di un dietro le quinte, di una truppa abbastanza sgangherata alle prese con un prodotto discutibile di bassa qualità, però in mezzo a quella situazione ci sono tutte le debolezze umane, i tic, le cose che succedono realmente sui set, naturalmente non succedono una dopo l'altra come è nella serie, però gli autori sono geniali a inventare che diventa poi anche una metafora del nostro paese. Perché tu puoi applicare tutta quella roba lì in qualsiasi ambiente. Certo. Non è che bisogna essere per forza nel mondo dello spettacolo. Negli aziende, negli uffici, nelle banche, nella centrale di polizia, dovunque ci sia una gerarchia, per cui c'è un capo e c'è dappertutto, il capo, sottocapo, il sottocapo ancora, fino ad arrivare allo schiavo, tra virgolette, che come c'è in Boris, e quindi quel racconto lì è bellissimo. Io sono stato orgoglioso di farlo, perché ti ripeto appunto René Ferretti è un grande personaggio e sono stato abbiamo fatto la prima serie, poi è andata bene, abbiamo fatto la seconda, la terza, poi abbiamo fatto il film e si riteneva chiusa la vicenda col film. Poi però quest'anno nel 2017 cade il decimo anno da quando abbiamo cominciato, perché la prima serie l'abbiamo fatta nel 2007. Quindi abbiamo fatto il decimo anno di età e i fan di Boris hanno organizzato una convention a Torino, dove io non sono voluto andare, che ero in tournée teatrale, non potevo. Ma mi hanno detto, mi hanno fatto vedere i filmati, le foto, eccetera, che è stato un bagno di folla incredibile. Immagino. Perché tutti i fan di Boris si sono radunati a Torino e hanno fatto questa festa incredibile. E quello ha solleticato, diciamo, la volontà e il desiderio di rifarlo, quindi probabilmente ci sarà un prosieguo. E questa è una notizia. Questa è una notizia, non è fake news, direttamente speriamo. Dalla fonte. Io lo spero quasi quanto voi, anzi più di voi naturalmente, ma non per il lavoro, per l'amore che sento per quel progetto eccezionale. Ce lo auguriamo di geniale cuore. Ci sono altre domande? Ci sono un sacco di braccia alzate. Ok, una laggiù, quel ragazzo.
è laggiù, volevo... in fondo dritto. Come qua. Ciao. Volevo farle una richiesta più che una domanda. So che nella sua carriera lei ha doppiato Forrest Gump. Non è che, oltre a raccontarci un po' la storia, può anche darci un po' un esempio di doppiaggio di Forrest Gump, per favore? Così, diretto. Mia mamma diceva sempre che la vita è una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Bellissimo. Forrest Gump è stato un caso, nel senso che io non ho mai doppiato Tom Hanks, lo doppiava sempre Roberto Chevalier, mio amico. Però in quel film Tom Hanks, come voi sapete, ha fatto un personaggio molto particolare, che non aveva l'intelligenza giusta, non era stupido, però c'era qualche... un personaggio con una fortuna spacciata, e poi soprattutto lui usava un accento che era quello dell'Alabama. Sì, infatti in inglese è proprio... Come fai in italiano a rifare l'accento dell'Alabama? Non si può. Allora facevano tanti provini, tra cui a me, dove bisognava inventarsi un modo di parlare che fosse tenero, ma con qualche difettuccio, eccetera, eccetera. Io gli hai dato l'anima. Mi sono buttato, ho fatto quello che mi veniva e mi hanno preso. Però devo dire che ho avuto la fortuna di partecipare a una grande favola moderna, è un film che rimarrà nella storia del cinema, perché in due ore ti racconta 50 anni di storia americana attraverso la vita di questo personaggio così improbabile, esatto, recitato in maniera geniale da Tom Hanks, veramente. E quindi, insomma, sono contento. Grazie della domanda, mi hai fatto venire in mente una bella storia. Chi è? È qui, questa fila. Allora, io volevo tornare un attimo all'argomento Boris, ma la domanda è, nella terza serie, se non erro, si parla appunto di girare una nuova serie più migliore, e uno dei motivi per cui questa serie dovrebbe essere migliore è perché viene utilizzata una tecnologia migliore. La domanda è, pensa veramente che il solo fatto della tecnologia migliore renda un film migliore, o si possono avere anche film ottimi senza avere una tecnologia adeguata? Beh, guarda, intanto il film che affinché un film sia bello deve avere una bella sceneggiatura, una bella storia. Poi non basta, bisogna avere gli attori giusti, il regista che la sa girare, il montatore che la sa montare, il direttore della fotografia, l'operatore che la sa riprendere. Se hai tutti questi ingredienti, chiaramente più la tecnologia è avanzata e meglio è, nel senso che ti dà una risoluzione dell'immagine migliore, un suono una pasta di suono più gradevole. Insomma, la tecnologia serve a migliorare, sennò sarebbe perfettamente inutile. Però, insomma, sì, secondo me adesso, poi tra l'altro, le macchine da presa stanno facendo proprio dei passi da gigante, come io adesso non li so i termini, però ogni volta che vado a girare un film c'è sempre una macchina da presa nuova, e gli operatori sono costretti a fare corsi di aggiornamento continui per poter stare al passo con la tecnologia. Però la mia risposta è sì. Io sono un fautore, cioè io faccio il tifo per la tecnologia, pur essendo del secolo scorso. Però faccio il tifo per la tecnologia perché secondo me migliora la vita. Dobbiamo stare attenti a non farci mangiare dalla tecnologia e tenerla sempre a bada. Microfono. Salve. Dato che la sua voce e l'apparato orale in generale è il suo strumento di lavoro, soprattutto anche come ha detto all'inizio, nei momenti più concitati, come fa, al di là di una buona respirazione, di una voce impostata, a preservare la voce nel tempo, soprattutto con anche tutte le attività che fa extra, e anche ovviamente a ottenere l'efficacia, la credibilità che poi ha? No, devo dire che non faccio niente, però no, nel senso cerco di non prendere freddo, insomma, quelle cose che fanno tutti, però fatalmente quando faccio teatro d'inverno, quest'inverno per esempio ho fatto un musical, si chiama Se il tempo fosse un gambero, al Teatro Brancaccio di Roma, che è una specie di stadio enorme,
e mi sono facevo... è andato via l'audio andato via, ecco. Okay. Facevo un freddo cane, mi è venuta la bronchite, quindi ho perso la voce, però stoicamente ho continuato a fare lo spettacolo, anche svociato, dove dovevo cantare dal vivo, recitare, urlare, fare, e alla fine chiedevo scusa al pubblico, che però quasi non se ne era manco accorto, era soltanto una mia gentilezza nei confronti di chi aveva pagato il biglietto e aveva visto uno spettacolo, secondo me, a mezzo servizio. Purtroppo capita che di avere un infortunio, come un giocatore che si fa male al ginocchio e poi passa. Sono andato dall'otorino per farmi guardare, mi ha trovato un edema alle corde vocali, che è un'infiammazione forte, mi ha dato il cortisone, mi ha dato gli antibiotici, poi mi ha fatto un controllo ancora più approfondito e mi ha detto: io ti consiglierei l'operazione chirurgica per sistemare la situazione, l'unico rischio è che ti potrebbe cambiare la voce. Ma vaffanculo, io ho detto, va. C'è andato? No, c'è andato. No, me ne sono andato. No lui c'è andato. No, non lo so. No, però, cioè qui, come dicevo prima, c'è il mio negozio. Che faccio? Cambio a me. Cioè, il mutuo chi lo paga poi? Io non posso, lo paghi te, glielo volevo dire all'otorino. Grazie. No, allora quindi, continuo così, anche se c'è un po' di velatura, un po' di cose, va bene, insomma. Comunque, sì, non faccio niente, fumo pure, pensate. Però voi non fumate. No, non bisogna fumare. Salve, volevo fare due domande. Dimmi. Cosa ne pensa di quando vengono ingaggiate persone che con il doppiaggio non hanno niente a che fare, famose, per promuovere film? E visto che lei ha anche doppiato personaggi di videogiochi, se ha intenzione di doppiare altri personaggi all'interno di videogiochi e se ne ha uno in particolare? Dunque, in quanto riguarda i cosiddetti talent, come si dice, è una cosa che viene anche dagli Stati Uniti, dove si usa, no? Che il cartone animato viene doppiato dall'attore famoso, dall'attrice, sì, famosa, che poi fanno la promozione del film e vengono messi in cartellone. Questo succede anche in Italia. Io non sono contro questa cosa, perché d'altra parte è un'operazione di marketing commerciale e non ci possiamo fare niente, cioè non è... è chiaro che può capitare che si senta la differenza tra chi fa il doppiaggio abitualmente, quindi ha un certo tipo di feeling col lavoro, e chi non lo fa mai e magari è troppo identificabile come voce. Però ci sono tanti esempi di attori bravi, tipo Claudio Bisio, per esempio, è uno che fa l'era glaciale, no? Che fa come si chiama? Scat. E lui per esempio è bravo, lui non si camuffa, comunque partecipa. Se un attore è bravo deve saper fare anche il doppiaggio. Poi ci possono essere anche delle forzature in cui viene chiamato il presentatore televisivo, oppure il giornalista, oppure la ballerina che non ha mai fatto doppiaggio e si sa, o la cantante. Quelle sono operazioni di marketing per fare in modo di poter promuovere il film, e sempre l'intento è sempre quello di incassare di più. Quindi ogni volta che c'è uno, perché hanno fatto questa cosa? La risposta è sempre economica, non c'è mai una risposta artistica. Però insomma, tant'è, così, ogni tanto succede, è un modo di farlo, l'ho fatto anch'io qualche volta. Permette di lavorare a tutti, porta avanti il business. Vabbè, sì, no, certo, perché apparentemente toglie lavoro al doppiatore di professione. Certo. Però il doppiatore è anche un attore, voglio dire. Poi che molti doppiatori preferiscano rimanere nell'ombra e non farsi vedere è un altro discorso. Stanno bene dove stanno e non hanno, sì, nessuna intenzione di apparire. Non è come si pensa, che i doppiatori sono lì in attesa di diventare attori. No, quindi questa è una cosa importante. No, molti sono felicissimi nel loro anonimato e stanno bene come stanno. Però. Capito? Quindi, poi che altro mi avevi detto? No, nemmeno io l'ho sentito. Ah, i videogiochi, vero? Sì, tu lei ha doppiato anche Barbanera all'interno di Assassin's, sì, bravo, Creed 4. Volevo sapere se aveva intenzione di doppiare, sì, no, altri videogiochi. Se me lo propongono. Ragazzi, questo è il momento. È lì che si va. Oggi il videogame è il cinema di una volta. Sì, devo dire che
non è che siano proprio, io non sono appassionato, però li ho fatti, ho fatto Assassin's Creed, adesso non mi ricordo i titoli, però ne ho fatti diversi. È un po' asettica come cosa, perché non è che doppi e vedi, fai certo. Tutto. È vero. Hai capito? È vero. Arriva, senti la frasetta. È tipo radiofonico quasi. Nel senso, dai la voce. Sì, no, senti quello in originale che la dice. What time is it? Che ora è? E tu la rifai. Però okay, insomma non è molto creativo, insomma, come okay. È più di mestiere che di artistico, secondo me. Poi dopo, se me lo fanno fare, lo faccio. Sì, è aperto. C'è una ragazza che ti vuole chiedere. Oh, finalmente. Io mi sono sempre chiesta, ma nel momento in cui arriva il film e voi siete chiamati a doppiarlo, in che cosa consiste e quanto dura il momento di preparazione, cioè lo studio del personaggio, del film, eccetera? Come ho detto prima, no? C'è prima una preparazione tecnica, come ho cercato di spiegare prima, i dialoghi, l'adattamento, eccetera, l'assistente che divide il film in pezzetti, perché non è che puoi farlo tutto insieme. Poi dipende sempre, come dico prima, dal budget. Cioè, se c'è un budget abbastanza buono, allora si può fare le cose con più di calma, cercando di curare un po' di più l'aspetto artistico, l'aspetto tecnico, cercare di fare le cose per bene. Oppure si fanno le cose in tanto al chilo, che come viene, viene. A cazzo di cane lo fai. Mi dai... Però, diciamo, scusa... Per rispondere alla domanda, varia il tempo. Diciamo che un film importante, dipende anche dalla lunghezza del film, da quanto è parlato, no? Un film importante, diciamo che un film di serie A che poi vai nel cinema, un paio di settimane e tre, diciamo. Ecco. Invece quelli che si fanno a tanto al chilo, anche 2 o 3 giorni e passa la paura. Addirittura? Sì. 2 o 3 giorni? Beh sì, ma poi io per esempio sono anni che non doppio con nessuno, cioè faccio tutto da solo. Un'altra cosa della tecnologia, una volta si faceva il film e c'erano le colonne sonore, che erano 8 al massimo, quindi una era la musica, l'altra i rumori, l'altra le cose, per quello i doppiatori dovevano doppiare tutti insieme, perché non potevano occupare diverse piste. Adesso con la digitale c'è il banco delle cose, sembra un aereo, sembra. Sì, sì. Ci stanno banconi da 200 piste, quindi ognuno può andare a fare la cosa da solo. Poi c'è la fase importante che è il mix, che bisogna, perché il film in originale viene smontato, colonna sonora, con le cose. Certo. Rumori anche. I rumori e tutto quanto. Poi viene rifatta la colonna dialogo, e viene poi di nuovo tutto rimissato e poi viene proiettato. Infatti molte produzioni grosse americane ci fanno fare il doppiaggio e poi il mix lo rifanno loro, o a Londra, o a New York, o a Los Angeles. Però insomma c'è anche in Italia una bella tradizione tecnica per fare il mix. So se sono chiaro. Sì, sì. Perché non è facile. Certo. No, perché c'è una colonna internazionale che poi paese per paese si localizza. Ognuno la mette nel paese. Un'altra domanda? Lì? Non so, il microfono mi devono dare. Ciao. Ah, è qua, a destra. Che noi non vediamo, non so se vi è chiaro. Volevo chiedere come mai non si utilizzano più i dialetti nei film doppiati, come ad esempio in Confusion o nei film un po' vecchi, diciamo, dove c'era molto dialetto nel film. Beh, ci deve essere una giustificazione artistica, di racconto, perché se tu metti il dialetto così non sei fuori luogo. Probabilmente perché se nell'originale l'attore americano, fai conto, fa un cameriere italiano d'origine abruzzese, certo. No, che parla, sarà un suo accento, devi dargli... allora lì quando lo doppi allora si può fare. Però se arriva un poliziotto americano neutro così e lo fai parlare in siciliano... Certo. C'è qualcosa che non quadra, cioè, no. Si tende a non fare, a non dialettizzare il lavoro, a meno che non sia appunto un'esigenza artistica di sceneggiatura e di racconto, dove c'è, io l'ho fatti dei film dove dovevo fare il siciliano, il napoletano, perché l'originale lo faceva, Sennò, soltanto per quello, soltanto in quel caso. Poi ci sono anche dei film che si prestano
a fare questa cosa, ma devono essere delle commedie molto comiche, capito? Film serio è meglio non avere accenti. E poi spesso creano anche dei problemi di, sociali, di poi fare offese. Nel senso, Shark's Tale ha avuto una grande discussione in America perché la comunità Sicilian American era molto arrabbiata perché De Niro doveva fare un accento siciliano e anche in italiano fa il siciliano, ma perché fa un mafioso, sì, squalo. O di recente, se avete visto Zootropia, e c'è il topo lì, il ratto, che deve fare il siciliano, è un omaggio al Padrino, e vi dico che c'è gente che non lo ama perché a un emigrante gli stai dicendo sei sempre il mafioso. Vabbè, bisogna avere anche un po' di sense of humor. Sì, sì, lì, sì, ma ci sono quelli che su queste cose... No, non ce l'hanno. Non ce l'hanno il sense of humor. Chi è? Buonasera. Innanzitutto sono onorato di stare qui davanti a lei perché... Grazie. È uno dei miei doppiatori preferiti. Il mio sogno sarebbe diventare un doppiatore. Infatti mi diletto anche nel doppiaggio amatoriale, sia in italiano che in spagnolo. Vorrei sapere, diciamo, cosa devo fare per immettermi nel mondo del doppiaggio, iniziare, diciamo. Beh, adesso ci sono molte scuole, molte persone. Adesso poi con i social, con internet è facile andare a trovare. Io ti consiglio di fare una scuola perché hai un accento un po'... Dove sei? Siciliano? Brindisi? Salentino? Quella... Però sei avvantaggiato perché Salentino... È già un siciliano. No, non ha difetti enormi di pronuncia. Perché mi stai dicendo che ho difetti? No, assolutamente. Ah. Vedi come si offendono i siciliani. Papà Pio! No, capito, a Lecce per esempio parlano un ottimo italiano, però un po' si sente. Però è una cosa che ti puoi... Cioè, l'accento regionale è una cosa che si toglie. Anche un insegnante di dizione, vai a fare 4-5 corsi, poi dovresti... A meno che non sei de coscio proprio. Allora, hai capito? No, ci sono molte scuole, devi solo stare attento a chi insegna. Se vedi scuole dove insegnano persone che non hanno mai... Non sono mai diventate... Poi adesso puoi sapere tutto sulla gente, non è che... No, le cazzate non si possono più dire adesso. Quindi se uno non ha un background, non ha mai fatto questo lavoro, non è in grado di insegnarlo agli altri. Quindi quando tu trovi una scuola dove ci sono personaggi, diciamo, professionisti affermati che insegnano, allora lì ti puoi fidare. Perché in passato sono state fatte operazioni di dubbio, certo, cioè erano fatte per fregare i soldi alla gente, oppure per provarci che ragazzine. Nell'uno o nell'altro caso l'operazione non è giusta, secondo me. Bisogna individuare la scuola seria, che non costi tanto, e dove ci siano... devi cercare comunque, perché una scuoletta fa sempre bene. Io non l'ho fatta, però io ho fatto il palcoscenico. Io da quando ho cominciato a fare il teatro, prima per le scuole, prima compagnie Aio, Oio e Peperoncino, e poi piano piano ho cominciato i teatri stabili, le cose, poi diventi professionista, e il teatro è un'altra cosa che va fatta perché è la base. Se sei bravo a teatro sei bravo anche al cinema, al doppiaggio, alla radio, in televisione e dappertutto. Vive il teatro! Non so se possiamo prendere un'altra domanda o... Lo so che vorresti stare tutta la notte qua perché, come vedi... No, ma che ne so? Sono le 7:10. È presto ancora. È presto. Salve, ciao. Io faccio parte di una radio universitaria e durante il corso ci suggeriscono di trasmettere una determinata emozione rispetto ad un determinato argomento. Ecco, durante il doppiaggio esiste un modus operandi per trasmettere quell'emozione rispetto a quella scena? Beh, dipende dalla sensibilità di chi lo fa. Ci sono cuori duri che non si emozionano neanche se gli racconti una storia struggente. Io sono un sentimentalone, io piango subito, non è un problema. E mi ricordo proprio mentre doppiavo Forrest Gump, durante il monologo che lui fa sulla tomba di lei, parlandogli del piccolo immenso bambino che sta crescendo, quel monologo fatto da Tom Hanks, io ho pianto veramente mentre lo facevo.
perché mi, ma non perché volevo fare il figo, perché mi sono realmente emozionato. Wow. Cioè io durante la, quindi l'emozione si dà a seconda di quello che tu hai dentro. Di solito gli artisti hanno molte emozioni da dare perché sono persone sensibili e romantiche, non tutti, però io per esempio sono uno che se vede una mamma che fa un appello perché ha perso il figlio, io a me mi da piagne subito, immediato, perché non è un robot. Esatto. È bisogna... un uomo che ha inclinazioni e cuore. Viva quello che diceva Faggin. Bravo. E bisogna... la sensibilità, cercare di rimanere, se no le emozioni, se non ci sono più le emozioni, i sentimenti, non c'è più umanità, nulla. Come si fa? Quindi bene, ma tu mi hai intervistato prima. Ah, ecco. Ditemi voi, se, cioè, per noi possiamo andare. Siccome leggiamo qui. Ultima domanda, ultima domanda e chiudiamo. Non so, dipende da loro. O è un hacker che ha mandato questo messaggio? Dipende da loro, se sono stufati. Diteci chiudiamo. Voi. Ultima. Se no andiamo avanti, in altro modo. Allora, un'ultima domanda. Non lo so. Arriva, perché. Se voglio... non lo sai tu, non sei il boss qua. No. Complimenti, io prendo ordine. Non conti un cazzo. No, niente. Un ente mescato con ordine. Complimenti intanto. Dov'è? Qua. Dove? Fai così. Sono qua. No. Ah, è lì, lì. No, qua. È lì qua. Ah, con la barba, sì. Sì, con la barba, esatto. Volevo chiedere, visto che la tecnologia sta facendo grossi passi dal punto di vista video per e c'è chi dice che sostituiranno anche gli attori con diciamo le immagini digitali, pensa che lo stesso sia possibile anche dal punto di vista vocale o no? Penso di sì, io penso, mi ha detto uno che una volta, uno che fa effetti speciali al computer per il cinema, mi ha detto che le facce umane ancora sono, le espressioni umane sono troppo complesse ancora per, però ci arriveremo, cioè la tecnologia arriverà a riprodurre una, certo, una faccia umana che parla e si emoziona, no? E credo che si farà anche con la voce. Adesso è complicato perché si sente, però se tu metti, come fanno quando fanno le campionature delle voci che si sentono, quelle dei radiotaxi, fai conto, ah, okay, no? Che sono, certo. Oppure i tom-tom, i cosi, no? Hai sentito come sì. Sono tutti... Vabbè, cioè non Siri. È una voce umana, perché sembra un robot che parla, no? Certo. Girare a sinistra. Sì. Una volta che riusciranno ad armonizzare questa cosa, io credo che arriveremo a quella roba lì, che non ci sarà più bisogno di attori, di attrici, doppiatori e doppiatrici, si farà tutto con le macchine e l'unica cosa che rimarrà in vita, se ci saremo ancora, sarà il teatro, che lì, non, a meno che non metti un ologramma, cioè, anche lì ci deve essere la persona per forza, anche perché il teatro è bello, perché come in questo caso fai conto che, quello che succede, è una succede. Specie di teatro, cioè il pubblico e ci sono persone che parlano sul palcoscenico ed è sempre un'emozione perché il pubblico si emoziona se sbagli, se ha paura che non te la ricordi e poi soprattutto vede uno spettacolo e si emoziona per quello che succede sul palcoscenico e la storia, anche lì dipende da chi la scrive, certo, e com'è. Quindi comunque sì, arriveremo, secondo me, come si arriverà prima o poi, non ci riguarderà, a scoprire l'universo intero, a scoprire altri pianeti, altre persone che abitano. Però a quel punto, se faranno i film, alla fine anche i robot si guarderanno i film, no? Cioè noi non faremo più nulla. A che serve? Non serviamo a nulla, manca a pagare. Ce ne andremo. Ce ne andiamo da un'altra parte. Noi andiamo a mangiare, almeno. Lasciamo i robot a vedere i film. Grazie Francesco Pannofino. Grazie a te. Grazie. Grazie a voi. Oh, grazie. Devo dire che è stato bellissimo. Bellissimo stare con voi. Ho visto questi ragazzi attenti e contenti di stare insieme. Devo dire che mi avete dato molta gioia e sono contento di essere venuto. Grazie a voi. Davvero. Questo è il teatro, gli esseri umani, i sentimenti. Grazie. Grazie. Grazie per guadagniamo l'uscita. Usciamo.